La domanda che spesso mi sento rivolta è come mai hai scelto una vita religiosa e conventuale? E io non riesco mai a trovare una risposta diretta, se non dire per imparare ad amare, perché è un po' tutta la nostra vita, quella di imparare ad amare come ha fatto Cristo con gli altri. E una volta che noi stessi ci siamo sentiti amati, così ci sentiamo in dovere di ridonare questo amore agli altri. E San Domenico, allora ancora oggi, per tutti noi frati, è un modello di questa conformazione totale a Cristo. In modo particolare ci lascia tre parole prima di morire. La prima è perseverate nella carità, la seconda rimanete umili e la terza ci dice continuate a praticare la povertà volontaria. Però di Domenico mi ha sempre colpito anche la sua grande umanità. Abbiamo parlato prima di alcuni miracoli, abbiamo parlato prima di questo amore viscerale per Dio, abbiamo anche accennato al fatto che non avesse una camera perché soleva pregare e dormire in chiesa, piangendo per la salvezza delle anime, piangendo per coloro che non vedeva ancora convertiti totalmente a Dio. La sua umanità stava anche nel fatto che si dice che sorrideva con chi era felice e piangeva con chi era sofferente. Ma questo sicuramente non perché era falso, ma perché era capace di abbassarsi guardando negli occhi l'altro, facendosi altro. Ed è questa è un po' tutta la nostra vita domenicana, cioè quella di andare incontro agli altri portando questo amore che abbiamo sentito, che ci ha toccato. Non a caso il motto dei frati domenicani è contemplari et contemplata alis tradere. Infatti vuol dire che noi dobbiamo portare agli altri ciò che prima noi abbiamo contemplato. E se all'inizio di questa contemplazione non c'è un grande amore per Dio, sicuramente la nostra predicazione sarà sterile. Un'altra bellissima immagine di San Domenico che denota tutta la sua umanità ce la lascia sempre in mezzo ai suoi frati. Poi quasi pentendosi, pensando di averli in qualche modo sconvolti, perché ci rivela: ho provato più gioia parlando con delle giovani donne piuttosto che con delle signore anziane. Questo denota davvero tutta la freschezza umana di San Domenico, che ancora oggi ci fa sorridere, ma ci lascia un grande insegnamento spirituale.